Posso, dottor Greco, invitarla a Rovigo, perché si parla sempre di questi aspetti. Guardi, qui abbiamo una mostra con Paul Gauguin, una mostra a livello internazionale, bellissima. E la seconda di copertina dice: Rovigo ti accoglie. Quindi far passare questi messaggi. Il Veneto, Rovigo, è una città accogliente. Noi abbiamo il 10% di cittadini extracomunitari integrati qui e non scappa nessuno e nessuno li rincorre. Certo. Certo è che i problemi vanno affrontati per quello che sono. Oggi ci sono delle criticità che i nostri concittadini vivono, e anche di cittadini extracomunitari integrati qui, che vanno in sofferenza perché perdono il lavoro. Insomma, parlandone, sono Bergamin, in mezzo a una strada, sindaco. E io devo dare delle risposte. Certo. Punto. Oggi il governo centrale non mi mette in queste condizioni. Io gestisco milioni di euro all'anno per un potenziale criticità di moltissimi cittadini di una città di 52.000 abitanti. 200 richiedenti asilo possono, vengono destinati quasi 2 milioni e mezzo di euro. Non ne hanno colpa questi richiedenti asilo, arrivano, però bisogna distinguere i migranti economici da chi veramente fugge dalle guerre.